iniziative. Subito parola al presidente di Proposito di Trentino Volley. Buon pomeriggio presidente e buona stagione. Buon pomeriggio a lei, a tutti voi e grazie di questo vostro numeroso intervento, a questa partecipazione, a quello che è, lo contavo prima, la 19ª stagione iniziata nel 2000. Lo ricordo spesso perché sono passati tanti anni, qualcuno difficile, qualcuno molto bello, qualcuno sempre però all'insegna di una magia che è la pallavolo. La magia ha affascinato non solo me ma molti altri componenti la Trentino Volley, un consiglio d'amministrazione, una componente societaria e soprattutto tutti i nostri tifosi che partecipano numerosi non solo alle nostre conferenze stampa ma a tutte le nostre partite. Anche una, diciamo, diamo l'avvio a questa stagione con la classica conferenza stampa di avvio, di presentazione di quello che è la nostra campagna abbonamenti. Ringrazio la prima pubblicità per questa campagna che è nuova, non parla di pallavolo ma parla di immagini della gente, la gente alla quale è indirizzato questo messaggio di partecipare anche quest'anno, anche questa stagione, numerosi al nostro palazzetto per le nostre partite. Un campionato che è confermato, vista l'assenza quest'anno di Piacenza, sarà 14 squadre, quindi giocheremo praticamente solo 4 mercoledì, che è veramente un record per fortuna negativo. Giocheremo con più costanza la domenica e avremo i play-off come l'ultima stagione, le semifinali al meglio delle 3 e la finalissima al meglio delle 5. Io penso questo sia il miglior viatico anche di presentazione, perché sarà una stagione, sappiamo tutti, molto impegnativa per la qualità delle squadre che dovremmo affrontare, ma anche la nostra è prontissima ad affrontare. Squadra, come voi sapete, una squadra che secondo me anche quest'anno è molto importante, è una squadra che ha degli inserimenti straordinariamente importanti, straordinariamente anche forti, secondo noi che l'abbiamo disegnata, che sotto la guida, sapiente guida del nostro Angelo Lorenzetti, sicuramente darà del filo da torcere a quelle che sono le squadre pochissime ma titolate o che si sentono titolate di aver già vinto un campionato che invece io penso sarà tutto da giocare e con noi attori. Quindi grazie a voi, grazie a tutto il pubblico che ci aiuterà, perché ricordo sempre l'abbonamento e il pubblico alle partite pagante è chiaramente il nostro primo sponsor. Grazie e buona stagione a voi. Grazie Presidente. L'assessore allo sport del Comune di Trento, Tiziano Vezzi, per la presenza e subito parola al general manager Bruno Dare per entrare nell'argomento su questa campagna abbonamenti, anche con una serie di numeri interessanti, non solo rispetto agli abbonamenti ma anche alla stagione. Buon pomeriggio Bruno. Buon pomeriggio e buonasera a tutti anche da parte mia. Della campagna abbonamenti, dell'immagine ha detto il Presidente, quello che è un po' lo scopo, che è quello di presentare un qualche cosa che è rivolto alla gente e non solo ai giocatori o a un pallone che viaggia sopra una rete. A proposito di giocatori, ne abbiamo un paio qui questa sera. Uno neo medaglia d'oro ai campionati del Mediterraneo con la sua nazionale. L'altro invece è un ragazzino che deve ancora scoprire il mondo, che adesso parteciperà con la sua nazionale anche ai campionati mondiali che si svolgeranno in Italia da metà settembre a fine settembre. Quindi adesso a Simone davvero un grande in bocca al lupo, un grande in bocca al lupo, un grande aiuto a lui all'Italia e in maniera diretta logicamente anche a Trentino Volley. Ecco, questa è la stagione che andremo ad affrontare, la stagione 2018-2019. Il Presidente ha già detto molto di questo campionato, che vedrà appunto 14 squadre iscritte. L'ufficialità arriverà solo in queste ore perché oggi scadevano i termini del regolamento, però insomma dispiace aver perso Piacenza,
ma questo ci ha consentito di far girare un calendario in maniera ottimale. Gli impegni agonistici inizieranno con la Supercoppa italiana, che si disputerà a Perugia dal 6 e 7 ottobre, sabato e domenica 6 e 7 ottobre, per cui Simone preparati, ferie poche, riposo quasi niente, finisci, io mi auguro tu finisca il 30 e il giorno 2 sarai dei nostri, andremo in ferie assieme 24 ore da qualche parte, dai. Ci sarà un bel Perugia Trento e un bel Civitanova Modena. E poi invece faremo passare un sacco di tempo, esattamente 7 giorni, e cominceremo con la prima di campionato il 14 di ottobre. Il campionato che siamo riusciti ieri in Lega a mettere giù un po' di planning, siamo abbastanza soddisfatti del planning che ne è emerso, comincerà il 14 ottobre e andrà ininterrottamente fino al 24 di marzo. Per cui sono un buon lasso di tempo, non ce l'avevamo da un po', e abbiamo volutamente allungare la stagione regolare per dar modo non solo alle squadre che poi faranno le semifinali o le finali playoff di giocare per tanti mesi, ma un po' a tutti di tenere viva la loro attività. Quando diciamo ininterrottamente, è ininterrottamente, per una partita è prevista il 22 di dicembre, una il 26, una il 30 di dicembre e una il 6 di gennaio. In mezzo ci saranno anche delle partite delle nazionali per un torneo di qualificazione, però noi giocheremo indipendentemente dal fatto che possa mancare qualche giocatore di qualche nazione minore rispetto alle grosse. I playoff, come diceva il Presidente, saranno i quarti 2 su 3, semifinali e finali 3 su 5. E l'unica cosa che forse è emersa ieri dopo la riunione è che i turni infrasettimanali potrebbero essere stati ridotti addirittura ad uno, per cui si giocherà quasi sempre la domenica, tranne quelle 2 o 3 squadre che dovranno recuperare qualche partita per assenza dei giocatori. Quindi davvero un bel campionato. La Coppa CER sarà tosta, perché le squadre che arriveranno alla Champions e che verranno eliminate sono buone, perché già quelle che ci partecipano sono buone, e come sempre ci capita, anche dovessimo arrivare in finale, gara 2, anche quest'anno ce la ciucciamo fuori casa. E quindi continuiamo la nostra ondata di non so cosa, comunque continuiamo così. Bene, e volendo entrare un po' in merito, beh, qua trovate la cartina, vedete che non c'è una squadra emiliana logicamente in meno. Il piacere di avere con noi di nuovo una squadra toscana, non so da quanti anni mancasse, ma sicuramente da molti. Insomma, andremo a Siena, peraltro una città stupenda, una società molto, molto buona, molto sana, che come neopromossa ha fatto degli acquisti molto molto interessanti, e quindi sarà una neopromossa sulla carta, ma in realtà da un punto di vista agonistico e tecnico sarà molto molto forte. La campagna abbonamenti 2018, due numeri di 18-19, due numeri di presentazione, quelli che sono stati i numeri dell'anno scorso, 2.281 abbonati. Immagino che il Presidente voglia e esiga, chiederà che vengano superati, vedremo di farlo. Abbiamo avuto un totale di 72.000 presenze e una media che, insomma, tra regular season e playoff, solo regular season o solo playoff, si aggira attorno ai 3.000, supera sempre i 3.400 spettatori di media, che considerando anche il campionato che abbiamo avuto con tante infrasettimanali, giocando un giorno sì e un giorno anche, sono numeri molto 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 buoni, che ci pongono tra i primi 3 pubblici d'Italia. Ci sono i social network, Franz, due numeri, sì, quelli che conosci meglio. Si attesta un ottimo incremento dal punto di vista degli utenti su Twitter, delle visualizzazioni sul canale YouTube, che è in assoluto il più visto della pallavolo italiana, maschile e femminile, così come dei follower su Instagram, c'è stato un buon incremento. Ma soprattutto la cosa interessante da dire è che, sommando i vari follower dei vari social network, Trentino Volley è in assoluto la prima in Italia per club, sia maschile che femminile. Nessuna società ha infatti tanti follower, sommandoli tutti, come Trentino Volley. Questo è un dato sicuramente interessante che continua a crescere, potete vedere anche nel fascicolo l'incremento sui singoli social network e poi quello complessivo.
Bene, grazie Franz. Passiamo alla mappa, perché adesso si parla davvero degli abbonamenti. Questa è la mappa del Palatrento, è in quasi tutto simile a quella dello scorso anno. Vedete solo in rosso questa curva est, che è una tribuna numerata. Verrà cambiata probabilmente a settembre, verrà sostituita la vecchia curva di legno, la vecchia tribuna in legno, verrà sostituita con una curva, con una tribuna molto simile a quella che c'è dall'altra parte, che è la nostra curva Gislimberti. Sarà un po' meno capiente perché sarà una curva motorizzata, una curva che rientrerà, che avrà la possibilità di rientrare per lasciare un po' di spazio per la nostra per un secondo campo da pallavolo, ma soprattutto per consentire al Palazzo dello Sport di ospitare anche altri eventi che non siano solo la pallavolo ed il basket. È partito il bando dell'assessore in questi giorni, si chiuderà a fine luglio e poi inizieranno i lavori a settembre. Per l'inizio del campionato dovrebbe essere pronta. È il primo step di una serie di lavori che sono già stati annunciati al Palazzo, che lo renderanno un palazzo molto più bello di quanto non sia oggi, e lavori di quali dobbiamo ringraziare la pubblica amministrazione, il Comune di Trento e la provincia di Trento per l'impegno economico, tecnico e umano che ci stanno mettendo nel venire incontro alle esigenze di due grandi squadre come siamo noi e l'Aquila Basket. E poi ci sono le tipologie di abbonamento, per cui gli abbonamenti sono più o meno nelle stesse condizioni dell'anno scorso. La curva est non verrà venduta in abbonamento, per cui non la vedrete, non sarà un'opportunità, perché quando avremo pubblici ospiti superiori alle 300 unità, come al solito, il nostro spirito di ospitalità concederemo alla tifoseria ospiti quella curva. È nei piani della sicurezza del comune della pubblica sicurezza, e quindi quella curva non verrà da noi venduta in abbonamento, proprio per tenerla libera in occasione di grandi partite e di grandi tifoserie e ospiti. Come potete vedere nella pagina seguente trovate i prezzi hanno avuto un leggero incremento, i VIP sono aumentati di 30 euro, 20 euro sono stati l'aumento degli altri settori, 10 euro nei settori più economici. È vero che gli aumenti sono sempre forse sgradevoli da accettare, però uno, dobbiamo pensare che partivamo ormai da anni con prezzi molto 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 bassi, e che a tutt'oggi sono prezzi bassi rispetto a quelli applicati da altre nostre squadre che partecipano al nostro campionato, lasciando stare Modena che non ha prezzi quasi calcistici rispetto ai nostri, quindi non prendiamola nemmeno come unità di misura, ma anche rispetto a Civitanova e Perugia, la stessa Verona, i prezzi sono molto, molto buoni. E poi, perché crediamo, ne abbiamo riflettuto in società, ne abbiamo parlato logicamente con il Presidente, questa è una società che ha fatto, come appunto diceva il Cavalier Mosna, dei grandi inserimenti di altissimo livello, e quindi la società costa qualche cosina in più rispetto allo scorso anno, e quindi questo abbiamo chiesto e chiederemo al pubblico, ai nostri tifosi, una piccola partecipazione in merito a questo aumento dei costi della società. E poi perché il campionato, io non lo so, ne abbiamo visti tanti tanti tanti, ma credo che questo abbia pochi paragoni nel mondo oggi, ritengo che non abbia davvero un paragone. E anche con quelli che si sono disputati in Italia dal 90 in poi, non so se la mia vecchia Sisley, se la vecchia Sisley del presidente Mosna con Osmani, con Mattei, abbia giocato un campionato così impegnativo, così importante, così ricco di stelle come sarà quello di quest'anno. Le stelle sono arrivate da noi, perché io credo che Grebennikov lo sia, che Lisinac lo sia, che Simone Giannelli lo sia, che altre lo siano, stelle della nostra squadra. E stelle sono arrivate, una stella come Ivan Zaitsev ha cambiato casacca, è andato ad arricchire le file di Modena. Abbiamo Leone e Leal, che sono due grandissimi giocatori, forse il Ronaldo e il Messi della pallavolo mondiale. Quindi sarà un campionato di altissimo livello e sarà uno spettacolo tutte le partite, perché non solo queste 4-5 squadre daranno spettacolo, ma anche tutte le altre che quest'anno hanno l'incombenza delle retrocessioni
e per cui tutte le società si sono impegnate a fare roster organici di altissimo livello. È un piccolo sacrificio, un piccolo prezzo che chiediamo ai nostri tifosi, però nella sommatoria degli importi credo che la società potrà goderne e usufruirne. Poi quello che conterrà sono le 13 partite, l'abbonamento è a 18 partite come era anche l'anno scorso, contiene le 13 partite di Superlega, una partita di Coppa CEP perché è sicura e poi lasciamo 4 partite che saranno 4 partite extra che distribuiremo nell'ambito del campionato a seconda di come andrà la Coppa Italia, una ritengo che si potrà giocare e poi in base anche a quelle che saranno l'andamento della Coppa Europea e l'andamento dei playoff andremo ad implementare quel numero di partite fino a raggiungere le 18 partite comprese in abbonamento. Le riduzioni sono le medesime dell'anno scorso, una riduzione per gli over 65 e per gli under 16 e poi questa riduzione ormai classica, storica, da sempre della Trentino Volley, questo lui e lei vale solo nella gradinata, però è molto apprezzata dai nostri tifosi, è molto vantaggiosa e è rimasta invariata come tipo di riduzione. Trovate lo schema delle tesserine di 4 settori, sono molto simili a quelle dell'anno scorso, abbiamo cambiato un po' la grafica e i colori. Si possono acquistare quelle tesserine, l'abbonamento si può fare online tramite un modello di registrazione direttamente sul sito di Viva Ticket oppure venendo in sede alla Trentino Volley in via Trainer, dove troverete il nostro personale ad accogliervi e a prepararvi l'abbonamento. La stessa cosa sarà poi successivamente quando cominceranno le partite, sempre online tramite il sito di Viva Ticket e tramite i punti vendita che vengono così definiti terrestri, c'è il nostro, c'è quello di Promo Even che è qui in via del suffragio e poi sono anche altri negozi, altre tabaccherie sul territorio che hanno i punti vendita Viva Ticket terrestri. Considerate che ormai il 70-80, forse anche più, per cento della nostra biglietteria viene venduta online e questo ha ridotto ancora notevolmente tutti gli anni i disguidi, le file e le attese alle casse o agli ingressi del Palazzo dello Sport. Alcune date, domani giorno 4 si apre la campagna, ufficialmente la campagna abbonamenti, quindi gli abbonamenti sono acquistabili sia appunto da noi che online. La prelazione durerà fino a venerdì 4 agosto, lì inizierà per una settimana la vendita libera, poi la Trentino Volley saluta la compagnia va in ferie per un paio di settimane e poi ci si rivedrà lunedì 27 agosto per riprendere la vendita degli abbonamenti liberi a tutti e si andrà con gli abbonamenti fino all'inizio del campionato, qualche volta come ben sapete anche oltre. L'immagine che avete visto è una di quelle che ci accompagneranno. Quella della bimba che avete visto in fase iniziale è una delle tre immagini che abbiamo scelto per questa campagna abbonamenti. L'altra è questa ragazza che sta appunto a simboleggiare che la gioventù, la parte femminile del nostro pubblico, col cappello giallo e la banda Trentino Volley e poi la parte maschile con tanto di bandana, barba, tatuaggi perché la pallavolo è di tutti e per tutti. La bella stagione, tranne oggi adesso che piove, inizierà adesso e ci accompagnerà per tutta l'estate. Lì il tempo sarà mutevole, sarà quello che sarà, però io credo che quest'inverno ci sarà veramente una bella stagione di pallavolo. Grazie Bruno. Già da questa sera tutte le informazioni... Sì, ancora... Ce ne dovesse essere in più, saranno disponibili sul nostro sito nella sezione www.trentinovolley.it/abbonamenti. Ringrazio la massiccia presenza, ho visto anche tanti giornalisti, ci fa piacere, se ci sono domande è il momento giusto per farle. Beh, Andrea. Avete già fatto qualche ragionamento su chi potrebbe essere il nuovo capitano della squadra? No. Chi deciderà e quali saranno i criteri? Beh, aspettiamo il rientro dell'allenatore, naturalmente sarà uno degli argomenti
primi argomenti da vedere. Altre domande? Bruno, so che c'è un rinfresco. Ah sì, sì, abbiamo concluso la presentazione della campagna abbonamenti, buona stagione a tutti, adesso Bruno l'invito per il rinfresco che abbiamo preparato come tradizione essendo ospiti. Sì, abbiamo finito presto, magari sarà qualche minuto da attendere, ma c'è un rinfresco. Grazie a tutti, grazie. Buona stagione e arriva la bella stagione, assieme a voi.